Buon martedì dalle dune fitness di Silvi Marina, buongiorno, allenarsi di mattina a quest'ora fa benissimo, noi siamo pronti per una seduta con il nostro Antonio Riga. Ciao Antonio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Tu stavi predisponendo il nostro esercizio. Sì. Oggi, che cosa ci insegnerai oggi? Oggi vediamo i tricipiti, che sono composti da tre capi però. Vedremo un esercizio per un capo dei tricipiti, la parte posteriore del braccio. Allora, cominciamo. La presa afferro stretta, la presa così, scusa, stretta, sì, giusto? Sì, la presa stretta, ecco. I gomiti adiacenti al corpo, quindi più giù, sì. Bene, il busto leggermente inclinato in avanti, perfetto, andiamo giù e butti fuori. È perfetto. Qual è l'utilità di questo esercizio? L'utilità è sempre tonificare tutto il corpo e tutti i gruppi muscolari, e i tricipiti sono un gruppo muscolare importante. Nelle donne c'è un'attenzione maggiore per la parte posteriore del braccio, perché è una di quelle parti dove la donna è più sensibile, si possono avere più cedimenti, diciamo così. Quindi tonificarlo diventa fondamentale, ma lo è per tutti. Adesso vedremo un altro esercizio per i tricipiti, a differenza di quello di prima dove i gomiti erano adiacenti al corpo, adesso facciamo un esercizio con i gomiti distanti dal corpo per assicurarci di aver preso tutti i capi del tricipite, perché è composto da tre capi il tricipite. Quindi adesso faremo questo esercizio con i gomiti lontano, sono le tirate al pulley, ai cavi, a presa inversa. Andiamo. Se vuoi ti aiuto, ti posizioni, gomiti vicino alla testa, perfetto, quando si va su si espira, attenzione sia alla fase concentrica che eccentrica, bisogna controllare il peso, perfetto, la postura è eretta. Abbiamo finito. Ammetto che è stato abbastanza impegnativo. Antonio, come ci si riposa tra un esercizio e un altro? Si può riposare un minuto e mezzo, poi dipende, sono delle variabili dal carico usato, dalle ripetizioni effettuate o da ciò che si vuole ottenere. Un minuto è un buon compromesso tra un set e l'altro. Allora, grazie Antonio, riposatevi, grazie anche voi. Avete qualche secondo perché tra poco ci ritroveremo con la dottoressa Marina Manieri per la parte alimentare. E sul mare entriamo nella nostra seconda parte, quella dedicata al food, con Marina Manieri, la nostra dietista. Buongiorno Marina. Buongiorno. E siamo al Mar del Plata e come vi abbiamo promesso ieri parliamo di conchiglie, quindi cozze, anche delle ostriche. Allora Marina, perché le definiamo conchiglie? Sì, diciamo che abbiamo usato questo termine generico per includere tutta una serie di molluschi bivalvi, tra cui appunto le cozze, che in italiano sarebbero conosciute come mitili, ma anche le vongole, che in questo caso vediamo delle vongole locali, anche dette volgarmente lupino, ma altrimenti della classe delle vongole ne fanno parte tantissimi tipi. E poi le ostriche, che a loro volta sono sempre comunque molluschi bivalvi, quindi animali.
in cui si mangia all'interno e hanno questo guscio esterno fatto da due valve identiche tra di loro e combacianti. Quali sono le caratteristiche nutritive di questi alimenti? Sono alimenti molto particolari, in quanto diciamo che la caratteristica più interessante è il loro contenuto di alcuni minerali e sostanze come appunto il selenio, il magnesio, lo zinco ed il rame, che possono essere utili al nostro organismo per ridurre lo stress ossidativo, quindi possono aiutarci quando c'è un rischio cardiovascolare. Possiamo mangiarne a volontà? Allora, sì e no, nel senso che di ogni alimento è meglio non abusare sempre. Poi in realtà questi alimenti purtroppo hanno dei rischi che in questo caso difficilmente si presentano, dico quando siamo al ristorante, perché comunque si seguono tutta una serie di procedure sanificatorie. Però quando consumiamo questi alimenti a casa dobbiamo stare ben attenti che siano ben cotti, perché il rischio maggiore è quello legato alla presenza di parassiti, che se noi consumiamo comunque questi alimenti preparati in casa senza osservare determinate regole, rischiamo di ingerire i vivi e quindi poi di andare incontro a varie gastroenteriti e problematiche del genere. Ci sono condizioni in cui è meglio evitare di mangiarli? Sì, appunto inerentemente al rischio di cui parlavamo prima, quindi al rischio di infezioni, la gravidanza è una di quelle condizioni in cui si evita, anche perché essi contengono anche una piccola percentuale di mercurio, che è un'altra sostanza che in gravidanza è sconsigliata perché potrebbe arrecare dei problemi al feto. Grazie, io mi sposto perché vorrei andare a dialogare con il titolare di Mar del Plata. Arrivederci alla dottoressa Manieri, naturalmente l'appuntamento è per domani. Ed eccolo qui Luciano Carletti, proprietario di Mar del Plata, buongiorno. Buongiorno. Allora Luciano, come procede l'estate in questo stabilimento? Mi dispiace per il problema Covid, però ti devo dire che noi andiamo a maraviglia. Sia l'anno scorso abbiamo avuto un grande incremento di clientela, che questo anno stiamo mandando molti clienti via, perché siamo quasi al completo. Bene, che cosa va di moda al Mar del Plata? Di moda al Mar del Plata vanno diverse cose. Noi facciamo delle cose molto particolari. Noi facciamo la grigliata argentina, e un asado che viene cotto, 6 ore di cottura, fuoco lento, molto lento. È una cosa speciale che la gente piace tantissimo. È un modo di cuocere la carne in Argentina. E un'altra cosa che facciamo la serata di salmone, per quello che è amante del pesce, sempre cotto in un modo particolare. Significa che tu cuoci sia la carne che il pesce non a contatto con il fuoco, soltanto con il calore viene cotto, perché viene messo a distanza e messo in zona verticale, e allora si cucina soltanto con il calore. Per cuocere, tu pensa, una grigliata argentina ci vogliono 6-7 ore. Quindi un grande lavoro dietro. Un grande lavoro. La novità di questo anno, che questo anno cominciamo a fare, sarebbe il choripan. Choripan che cosa è? È un panino che viene fatto con la salsiccia argentina, una salsiccia totalmente particolare, con una salsa speciale che si chiama il chimichurri. Allora, choripan con chimichurri. Quando uno mangia a mezzogiorno un panino di quelle dimensioni, di choripan con chimichurri, è una cosa veramente molto molto speciale, perché la salsiccia viene fatta in un modo come lo fanno a Buenos Aires. Beh, grazie per averci fatto viaggiare idealmente in Argentina attraverso le vostre tradizioni culinarie. E noi ci salutiamo con Luciano Carletti, grazie a tutti voi per averci seguito in questa puntata di Buongiorno Fitness, grazie al nostro tecnico Alberto Capo, ci vediamo domani su Rete 8. Ciao!